per la barca che è volata in cielo, i bambini stavano ancora a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte verrà per finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il trono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliermi le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di l'universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà per finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Sei sempre stato in scuola pubblica? Beh, una... certo, sempre in scuola pubblica. Non vedo quali altre scuole ci siano. Non ce ne sono. Una scuola che hai detto che è importante perché libera la testa e la socialità. Sì, l'ho detto in due trasmissioni. Lo ripeto qui, con grande correttezza e con grande passione. La scuola, l'istruzione, sono la prima cosa di un paese civile, la prima, non c'è niente sopra, la prima. Ci sono geni governativi che descrivono il mestiere del professore
con un verbo straordinario che poteva venire in mente soltanto a lui, il verbo inculcare, come se gli insegnanti obbligassero i ragazzi a sapere certe cose. Forse la voce obbligo è un po' abusata da certe parti politiche, non certo dalla nostra parte, non esiste questa voce. Non certo dalla Costituzione italiana. E non, sicuramente non dalla Costituzione italiana. Allargarsi a capire cos'è una società e un'umanità. Si impara a scuola, si impara per le migliaia e migliaia di insegnanti sottopagati e meravigliosi che ci sono in Italia. Tantissimi. Tantissimi. Meravigliose della società italiana. E anche. E sotto la migliori si riprende subito. Se li porta via, non è che guarda la verità. Perché fa parlare il comitato che ci ha portato qui e quello che ci ha portato qui. Ogni parola qui è messa al posto giusto e ha un senso. In Italia ormai nessuna parola ha più un senso. È tutto uno sproloquio, è una bassezza politica e culturale senza precedenti. Quello che più di tutti ci ha sconcertato, noi e gli altri milioni di persone che hanno fatto fronte in difesa della scuola pubblica, è stato l'uso delle parole. Quelle famose parole che, come dicevamo nella nostra Costituzione, hanno tutto un senso e nell'Italia di oggi stentano a trovarlo. Allora da questo palco, come studenti, vorremmo provare a spiegargliele alcune parole al nostro caro Presidente, così magari si chiarisce un po' l'idea e evita di dire delle assurdità così enormi. E magari proviamo anche a spiegargli alcuni articoli della nostra Carta, che probabilmente non ha mai letto, o forse se li ha detti evidentemente non li ha capiti. Nella scuola pubblica italiana non si inculca e non si educa. Anzi, si fa proprio il contrario. Noi studenti apprendiamo delle cose dagli insegnanti e gli insegnanti ne apprendono altre da noi. L'unica educazione che ci viene data è quella a reagire, sempre, a spegnere la TV qualche volta e discutere, a non accettare delle imposizioni, ma a ribellarsi quando ce n'è bisogno. Ecco, forse l'unica cosa che ci inculca la scuola pubblica è a ragionare, ad avere un pensiero critico. Ma non si preoccupi, Presidente, non si spaventi. Con l'ultimo taglio di 8 miliardi di euro le nostre scuole rimarranno chiuse al pomeriggio, aumenteranno i costi e diminuiranno i servizi. Quindi stia tranquillo, sempre meno adolescenti potranno frequentarla, sempre di più di loro verranno educati dalle sue televisioni. Lei ha parlato di libertà. La libera scelta delle famiglie l'ha chiamata. Su questa ragione noi non siamo liberi e neanche i nostri genitori. Per essere liberi, gli articoli 33 e 34 della nostra Costituzione dovrebbero essere realtà. E invece, se li leggiamo, ci sembra di sentire delle parole fantastiche che però possono essere reali solo nel mondo dei sogni. La nostra semplice Costituzione parla di scuole private senza oneri per lo Stato. Ma il suo governo ha stanziato milioni di euro per le scuole private e regala la gestione degli atenei pubblici ai privati. Parla di scuola aperta a tutti, obbligatoria e gratuita, ma le nostre scuole chiudono perché non hanno i soldi per rimanere aperte. Sono diventate soltanto di chi se le può permettere perché aumentano i costi e quindi non sono gratuite, non sono più obbligatorie perché viene abbassato l'obbligo scolastico. E non includono, ma dividono fra classici e istituti tecnici e professionali, fra nord e sud, fra centro e periferia. La nostra Costituzione ci dice che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i più alti gradi di istruzione. Il suo governo però ha tagliato il 95% delle borse di studio. Il nostro diritto allo studio non è più un diritto, ma un privilegio di chi se lo può permettere. La nostra Italia non rende liberi, ma schiavi. Noi giovani siamo schiavi di un paese che non ci vuole, che precarizza le nostre vite, che ci costringe a fuggire ed emigrare per trovare qualcuno che possa cogliere la nostra voglia di contare e di spenderci per il bene comune. L'articolo 3
non dice soltanto che tutti siamo uguali, ma che dobbiamo essere uguali e che è lo Stato che deve riuscire a renderci tali. Rimuovere gli ostacoli materiali vuol dire riuscire a mettere tutti sullo stesso piano tramite l'istruzione e il lavoro, entrambe cose che per noi giovani ormai sono diventate un'utopia, un sogno, come quello di concorrere allo sviluppo del nostro paese. Questo paese non ci vuole, ma da questo palco oggi possiamo dire che noi non ci arrendiamo, perché sappiamo che c'è un'altra Italia, quella che crede nella nostra carta, che non smetterà mai di difenderla, che crede in noi e che scende in piazza ancora nel 2010 per difendere dei diritti che dovrebbero essere acquisiti e che invece continuano ad essere negati. Questa battaglia però dobbiamo farla tutti insieme. Non pensate di poter lasciare sulle nostre spalle il peso di un paese alla deriva, di cui si sono perse le origini e di cui non si travede il futuro. Tutti noi abbiamo un'eredità e sono i 150 anni della nostra Italia. 150 anni non di divisioni, ma di condivisione, unità e diritti. Vogliamo cambiare questo paese, vogliamo che le leggi del nostro Stato, dalle leggi del nostro Stato, si senta e si veda la nostra carta costituzionale, gli interessi di tutti, non quelli di uno o di qualcuno. Da questa piazza, diciamo che c'è ancora bisogno di resistenza. E noi studenti, noi cittadini, siamo pronti a non arrenderci, mai. Sofia Sabatino, studentessa, grazie, fa parte del comitato, grazie. Beppe, ragazzi, sono veramente la nostra speranza più alta. Dobbiamo crederci, esatto. Anche se sbaglio, non ce ne frega niente. Non siamo così perfettini come la destra, noi. Possiamo anche sbagliare, però non siamo perfettini, ma siamo più umani, molto più umani. Non era mai successo da tanti anni che si accogliesse un invito, guardate, a ritrovarci assieme per una volta, solo con la bandiera tricolore e sventolando la Costituzione. Io ringrazio chi ha orgoglio delle sue bandiere, perché questo è un palco dove ci sono senza distinzioni donne iscritte o non iscritte ai partiti, ai sindacati, alle associazioni, ma quello che ci interessa è che abbiano a cuore la Costituzione italiana. Vi ringrazio tutti. Buonasera, sono Francesco Moro, professore pubblicista a riposo. Oggi, consultando la pianta topografica o piantina di Cagliari con quella di Roma, ho scoperto che a Cagliari c'è Piazza Costituzione ed è il centro della città. Tutti gli studenti universitari, le librerie, l'Unione Sarda stanno vicino a Piazza Costituzione. A Roma non c'è né piazza né via né vicolo della Costituzione. Poi ho consultato le altre città risultanti dall'elenco K, codice di avviamento postale, e su circa 32 città manca via o vicolo o Piazza Costituzione in ben 22 grandi città. È una vergogna o no? Ho finito.